Benvenuti a Interviste Today, oggi in occasione della Giornata Mondiale della Terra, con noi Walter Green, divulgatore ambientale, imprenditore green. Benvenuto Walter, un commento sulla ricorrenza di oggi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. Questo invito e questa ricorrenza è una ricorrenza che ricorda un brutto episodio accaduto nel 69, alla fine di febbraio del 69, dove ci fu uno sversamento importante di petrolio lungo le coste della California che cagionò la morte di decine di migliaia di animali marini, pesci, uccelli, eccetera. E ci fu un senatore, il senatore Gaylord Nelson, che proprio in quell'occasione, diciamo, molto turbato da questo evento, perché era il primo episodio di sversamento così importante a mare, decise di istituire questa giornata in memoria proprio di quel fatto lì. E quindi da lì in poi si iniziò ogni anno a perpetuare questa ricorrenza. Ecco. E quali sono i problemi più urgenti per il pianeta oggi? Allora, intanto cominciamo a dire, tanto per fare un esempio, questo è il 51esimo anno che si ricorda questo evento, quindi sono passati 51 anni e già questo è un primo elemento che deve far riflettere, perché il tempo passa inesorabilmente e noi siamo inerti, non stiamo facendo niente di incisivo per modificare questa situazione. Per situazione intendo una situazione globale che interessa tutto, interessa il disboscamento, il riscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacci, l'uso indiscriminato delle risorse che ci mette a disposizione il pianeta. Insomma, sarebbero tantissime le cose da fare, ma si continua soltanto, come dire, ad andare avanti di ricorrenza in ricorrenza. Gliene dico una su tutte: dunque a novembre, dal 1 al 12 di novembre a Glasgow ci sarà il 26esimo incontro delle Nazioni Unite sul clima. Poiché questi 26 incontri rappresentano un'annualità, sono altri 26 anni che sono stati buttati via. Cioè, l'accordo di Parigi del 2015, di cui tutti ci ricordiamo, doveva essere un discrimine, una data importante per dire da oggi in poi si va verso una certa direzione, che era quella della riduzione appunto delle emissioni in atmosfera delle fonti fossili. Siamo al 2021 e quindi non è successo niente, ancora 6 anni sono passati e purtroppo niente, bisogna prendere atto che il tempo passa, cioè l'uomo deve capire che il suo peggior nemico oggi è il tempo. L'inerzia favorisce il perpetuarsi di queste brutte situazioni. E quindi cosa può fare la singola persona con gesti quotidiani per appunto ridurre l'impatto ambientale, muoversi in questa direzione di miglioramento? Ma allora, noi chiaramente possiamo fare, ognuno fa la sua parte e la somma di tante piccole azioni possono in qualche modo incidere, ma non in maniera così significativa come potrebbe essere l'azione di un governo nei confronti di un disboscamento o di un utilizzo indiscriminato di fonti parliamo ad esempio degli stock ittici, un esempio su tutti. Oggi sappiamo che entro il 2025 probabilmente il tonno cosiddetto pinna rossa sarà estinto, perché ci sono delle capacità tecnologiche oggi di aggredire il pesce anche in fondo al mare con delle reti che sono delle vere e proprie barriere della morte, che raschiano tutto, che portano in superficie ogni sorta di forma vivente, tra cui appunto il tonno, che è, come dire, l'oggetto un po' più ricercato perché è quello che ha un maggior valore. Bene, oramai gli stock ittici sono ridotti al minimo, tra il 2025 e il 2030 il tonno non ci sarà più e con esso spariranno anche altre forme di pesci. E allora la domanda è: come ci nutriremo? Cioè, come farà l'uomo
a passare dagli 8 miliardi che siamo oggi ai 9-10 miliardi che saremo fra 12 anni. Lei consideri che ogni 12 anni c'è 1 miliardo in più di persone che si aggiunge. Questa gente qua ha tutta bisogno di acqua, ha bisogno di cibo, ha bisogno di una, come dire, di un'assistenza sanitaria e di una, di un conforto minimo per essere considerati esseri umani. Ecco. Il problema è un problema, diciamo, gigantesco, che però, come dire, si preferisce non vedere, perché se uno si mette a riflettere un attimo su questo, come dire, sull'andamento che abbiamo preso, veramente rischia di passare delle notti insonni. Questo è il fatto. Un messaggio conclusivo per appunto sperare in un possibile miglioramento? Il messaggio è, sono sempre messaggi di speranza. E i messaggi di speranza li può fare giusto il Papa, il quale nell'enciclica Laudato Si del 2015 poneva anche una questione morale alla nostra generazione, dicendo ricordiamoci che ci sono delle generazioni future, cioè non pensiamo solo a noi, non pensiamo solo ai cinquantenni e sessantenni di oggi, pensiamo anche ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché a loro stiamo lasciando un paese, un mondo sgangherato che difficilmente sarà possibile rimettere in piedi. Ecco, allora, quindi, siccome io non sono né un prete né il Papa, allora io da ricercatore, per non dire uomo di scienza, dico, i governi, la politica oggi deve fare il suo corso, deve avere il coraggio, la forza e la capacità di imporsi, non di imporre agli altri, di imporre paese per paese delle discipline, delle regole che funzionino. E poi le regole non è che siano tantissime, sono sempre le stesse, prima fra tutte la riduzione delle emissioni della CO2. Questa è una regola principale. Poi di conseguenza la lotta alla plastica, quello che dicevo prima, utilizzare gli stock ittici in maniera più intelligente. Noi non abbiamo acqua, cioè questo è un pianeta che sta andando verso una crisi idrica importante, perché si fa un uso scellerato dell'acqua dolce. L'acqua dolce è presente sul nostro pianeta per l'1%, tutto il resto è ghiaccio, è acqua salata, eccetera. Quindi bisogna fare delle grandi opere, investire però per contenere l'acqua quando piove molto, anziché disperderla nell'ambiente e far venire le alluvioni, catturarla e poi renderla disponibile nel momento in cui è utilizzabile. Poi c'è il grosso problema degli allevamenti intensivi, bisognerebbe cambiare stile di vita, mangiare meno carne. Lei considera che per un hamburger ci vogliono 15.000 litri di acqua, per i pomodori ce ne vogliono 120, cioè ci sono dei rapporti enormi tra l'agricoltura e gli allevamenti intensivi. Bisogna smetterla di programmare una crescita senza tener conto di tutti questi fattori, altrimenti c'è un problema solo di tempo, non di altro, è solo questione di tempo e poi andremo a sbattere e ci faremo molto male, come genere umano ci faremo molto male. Poi la natura sarà bravissima a ricostruire se stessa, a perpetuarsi, a rigenerarsi, ma l'uomo avrà dei grossissimi problemi, proprio di esistenza, cioè, temo che no, magari non saranno 20 anni come il tonno con delle pinne rosse, però a fine secolo non ci arriviamo in queste condizioni, perché è prevista una temperatura di più 5 gradi e l'uomo nella sua vita di razza non ha mai assaggiato una temperatura così alta. Quindi non sappiamo che cosa ci succederà, ma non i 5, ma neanche probabilmente i 2 gradi potremo tollerare, che di caldo si muore, si sa benissimo, si muore anche di freddo, è vero, però col freddo ti copri, e col caldo l'uomo non è capace a smaltire l'umidità presente nel corpo, muore. E quindi insomma adesso non voglio lasciarvi con questi incubi, con queste... Però ci sono temi importanti. Ecco, una cosa che io mi sento sempre di dire: informatevi, leggete,
documentatevi, non guardate la superficie delle cose, bisogna un po' scavare. Oggi abbiamo dei mezzi di informazione potentissimi, la rete è potentissima, ti può dare tutta la possibilità che vuoi di comprendere esattamente che quello che io sto dicendo non è un'esagerazione e che quindi bisognerebbe fare pressione dal basso affinché la politica agisca finalmente. Speriamo che appunto la situazione cambi nei prossimi anni per venire in scenari simili. Io comunque la ringrazio per grazie a voi l'intervento e invito tutti a condividere questo video se tanto utile e a seguirci sui social parte Pilloni e di Liguria Today. Grazie a tutti. Grazie e buona giornata.